proprio perché sono un artista e proprio perché lavoro con le luci e le ombre, mi rendo conto che avere una zona fredda, una strada dove ci sono magari delle cose bellissime da vedere e che non ha possibilità più di riflettere quello che è il bello dell'arte, è chiaro che a me mi trovo contraria. Allora, dico anche però che Roma si trova in una condizione sicuramente di ricerca di risparmio. Fino ad oggi ci sono state delle cose che non sono andate bene, ma non per questo. Però bisogna distruggere quello che è bello, bisogna cercare sicuramente di migliorare, ma non distruggere quello che è bello, facendo dei risparmi, guarda caso, anche sull'illuminazione, hanno distrutto l'arte e questo non va bene. Cioè io chiedo al nostro ministro Franceschini se a un certo punto può darsi lui un controllo su questo che sono proprio queste luci che ha fatto, che ovviamente non l'ha fatta mettere lui, ma è chiaro che è stato fatto dal Comune di Roma. Allora il Comune di Roma dovrebbe mettere delle persone, sì, sicuramente a fare un controllo, però delle persone competenti, evidentemente non c'è competenza. Quindi si parla solo di risparmi, il risparmio probabilmente ci sarà, ma anche nella competenza dell'arte il risparmio va considerato. Quindi io la vedo così.